Finalmente indossato un kimono. Assistere ad una Matsuri che mi ha lasciato a dir poco senza parole, davvero. È stata un'esperienza unica, uno dei giorni forse più belli che ho mai trascorso qui in Giappone. Bene ragazzi, buongiorno. Stiamo per andare a fare colazione. Buongiorno. Why Italian people are always late? Guardate che meraviglia, c'è il buffet. Che bontà. Buona colazione. Ed ecco qua che è arrivata la mia frittata d'albume che non poteva mancare. C'ho 3 minuti per mangiare. Sono a Kumamoto e più precisamente nel tempio di Gihara Fudoso, che è questo tempio bellissimo che è tra le montagne di Kumamoto. Guardate che meraviglia, cioè con le montagne dietro, il rumore degli uccelli che cantano è veramente meraviglioso. Questo è un tempio buddista. Devo dire che fa un po' freddino. Poco fa ho fatto colazione all'hotel, ma l'ho fatta tipo in 3 secondi, quindi non sono riuscito a fare delle bellissime riprese, però almeno sono riuscito a mangiare bene, quindi mi è piaciuto. E ragazzi, vedete queste bottiglie di Nihonshu che noi comunemente chiamiamo sake? Queste vengono donate ai templi e poi vengono usate nelle cerimonie. Se vedete questi recipienti, comunque sappiate che all'interno non c'è sake, perché viene tutto collezionato all'interno del tempio. Qui c'è anche del sake con anche dell'oro dentro. E ragazzi, una cosa importante che dovete ricordarvi: nei templi che sono buddisti non dovete battere le mani, perché quello lo vedrete fare invece nei santuari shintoisti. Ragazzi, quindi sono emozionatissimo perché stiamo per vedere questa Matsuri in cui vedremo un prete camminare sui carboni ardenti per purificarsi. Anche questo poi lo metteranno a fuoco e infine pure io potrò camminare sui carboni ardenti se me la sento. Sono veramente emozionato, non vedo l'ora che inizia. Siamo arrivati ben 3 ore prima, ma sono sicuro che ne vale la pena. Guardate che meraviglia. Vedete questa che è la cerimonia in onore di questo kami, che è il kami del fuoco. Vedete questi pezzi di carta? Questi servono per identificare una zona sacra e sono un simbolo soprattutto dello shintoismo, e quindi qua vedrete praticamente l'unione un po' di buddismo e shintoismo, molti elementi si fondono. Qua come potete vedere c'è il riso e il sale, che in passato si diceva che col riso e il sale si poteva vivere. Queste che vedete sono le preghiere delle persone, da una parte c'è scritto il nome e dall'altra c'è scritto il loro onegai, che vorrebbe dire il loro desiderio. Ho deciso di scrivere anch'io il mio goma, sono Gohyakuen, quindi adesso scriverò anch'io la mia preghiera. Bene, l'abbiamo scritta, quindi adesso andiamo a metterla con le altre. Arigato sen. Ya san nani? Senzen. Kirei ni kake nakattato mo. Sebastian. Sebastian Serafini. Musician. Musician. Sakyoku. Ah, tanoshii. Ah, arigato. Mi segue su Instagram lei, sono felicissimo. Ok. Ragazzi, mi hanno detto che sono 30 anni che c'è questa Matsuri, ma non c'è mai uno straniero, perché è un po' una cosa privata. Ragazzi, oh mio Dio, che freddo! Sto per camminare sui carboni ardenti. Vai.
E dopo aver camminato sui carboni ardenti mi hanno regalato un po' di riso, che se non lo sapete nello shintoismo il riso è veramente importante. Sapete che anche se si era poveri, se si aveva il riso e il sale si poteva sopravvivere, quindi per questo per i giapponesi ha un significato così importante. È stata davvero un'esperienza speciale, grazie davvero. Adesso penso che si andrà a mangiare. Bene ragazzi, e dopo la visita al tempio è arrivato il momento di mangiarsi lo yakitori. È buono! Adesso andiamo al Kumamoto Jo, che sarebbe il castello di Kumamoto. Ci saranno i samurai che ci aspettano. E vabbè, e adesso che ci facciamo il viaggio in bus, mi sono preso dei takoyaki e anche il taiyaki. Ragazzi, comunque, se volete vedere delle belle foto del Giappone, andate a seguirlo su Instagram. E lui invece scrive per questo magazine qui. Ciao! What up, Sebastian's blog? Yeah. Guardate che carino, mi hanno regalato la spilla di Kumamoto. Tra l'altro una cosa divertente, la moglie dell'imperatore gli ha chiesto, quando l'ha incontrato a Kumamoto, ma sei molto impegnato, ma lo fai da solo? Come potete vedere qui è caduto parte della muraglia e qui stanno ricostruendo. Eccolo qui come era prima. Ecco qui il Daitenshu e lo Shotenshu. Lo Shotenshu è quello più piccolino. Questo è come è diventato Yagura dopo il terremoto del 2016 che c'è stato a Kumamoto. E adesso stanno cercando di sistemare i danni. Samurai ni nareru? Say cheese. Se no. Adesso andiamo a mangiare in questo ristorante che si chiama Ginnan. E dovete sapere che un altro modo per chiamare il Kumamoto Jo è Ginnan. Quindi questo praticamente sarebbe il ristorante di quel castello che abbiamo visto prima. È arrivata l'ora del pranzo. Buon appetito. E direi di gustarci anche un dolce. Dolce. Ragazzi, ho finalmente indossato un kimono. Ecco. My father. Vabbè, comunque. Ok ragazzi, allora finalmente ho indossato questo kimono. Devo dire che è abbastanza originale, non credo mi stia benissimo, però adesso andiamo in questo parco e proviamo a fare delle foto divertenti, chissà come verranno. Ragazzi, questo parco è meraviglioso, non so come descrivervelo, ma è veramente bellissimo. Guardate che roba. Ah, che meraviglia. Tutti i giardini giapponesi hanno sempre delle montagne e dei fiumi per rappresentare la natura. Vedete qua? Non vi sembra il Monte Fuji? Wow, mi hanno regalato anche una foto. Come sto in kimono? Kumamon, ama la pizza. Ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Oggi vi porterò a Kumamoto. C'è anche John, vieni. Ciao. Spero che vi piacerà questo video. Se vi piace questo video mettete un bel like. Adesso saliamo sul bus per 2 ore e andremo a Asso. Qui è dove è caduto il ponte per via del terremoto. Ragazzi, siamo dentro un vulcano. Vi rendete conto? Qua ci passa una strada, ma siamo dentro un vulcano. We are inside a volcano. We are the fire. A proposito, vi piace questa maglia? Bene ragazzi, ecco che siamo arrivati finalmente in hotel. Adesso vi faccio fare un bel giro della camera. Allora, qui abbiamo uno specchio. Ecco la mia faccia.
Ciao, come va? E poi qui ci abbiamo il resto della stanza, che è enorme. Guardate, ci abbiamo un letto qui, un altro letto qui, anche se anche oggi dormo da solo. Poi qui ci abbiamo il frigo. Metto in frigo le cose che ho comprato. Allora, ho preso le proteine per domani mattina, altre proteine, due pezzi di pollo e anche un burrito se mi viene fame. Tutto l'occorrente per fare il tè, che nelle stanze giapponesi non può mancare. Poi qui ci abbiamo la TV, il bollitore, il filo per internet, questa stanza relax. Guardate che bel giardino. Siamo tipo nel bosco tra le montagne ad Asso. Poi qui abbiamo il bagno, ovviamente elettronico. Ci sono delle ciabatte da indossare proprio per andare in bagno. Carine, no? E niente, spero che la stanza vi sia piaciuta. Scrivetemelo nei commenti. Adesso faccio un salto in vasca e poi vado a cena. Un abbraccione. Questo è cavallo, poi ci sono le zucche mono, qui potete riscaldare la carne, un po' di tofu, un po' di nagaimon marinato e poi abbiamo anche un po' di sashimi. È arrivato anche un po' di chawanmushi. Oh, wow, che cos'è questa meraviglia? Sembra buonissimo. Adesso mi fanno anche un po' di riso, me lo mescolano apposta, che bello. Questo riso è al gusto dashi, poi c'è un po' di salsa di soia e anche il pesce thai. Che buono, un po' di dolce. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di viaggi. In questo viaggio vi voglio far conoscere la prefettura di Kumamoto. Ho indossato un kimono, sono andato in un parco meraviglioso, ma soprattutto la cosa più bella di oggi è stato assistere ad una matsuri che mi ha lasciato a dir poco senza parole, davvero. È stata un'esperienza unica, uno dei giorni forse più belli che ho mai trascorso qui in Giappone e mi sono, cioè, proprio solo a parlarne mi batte il cuore perché è stato bellissimo poter conoscere questa realtà comunque del Giappone un pochino più provinciale. Sono andato infatti in campagna in questa matsuri e ho visto che è comunque una matsuri estremamente importante, che tanti aspettano, infatti c'era tantissima gente considerando che era in un posto appunto di campagna. C'era la pioggia ma non ho sentito nemmeno tanto freddo, ho camminato sui carboni ardenti. Infatti durante questa matsuri c'è proprio la tradizione di dare fuoco a tutti i goma, che sono di questi pezzi di legno in cui viene scritto da una parte il nome e dall'altra il desiderio che si vuole che la divinità faccia avverare. Mi sono divertito veramente un sacco, cioè poi sono stati tutti veramente gentilissimi, mi hanno chiesto la foto in mille persone, c'erano un sacco di signore magari che mi dicevano che mi vorrebbero come nipote, oppure non lo so, mi sono proprio divertito. Lo so che forse tanti di loro tra l'altro hanno detto che non avevano nemmeno mai visto uno straniero, quindi deve essere stato un po' un episodio insomma divertente. Non li ho potuti riprendere i bambini perché vabbè, insomma, per esigenze di YouTube non mi sembrava il caso di metterli in questo video, però ho visto un sacco di bambini che mi sono corsi tutti attorno, erano tutti carinissimi. È stata veramente un'esperienza bellissima che mi porterò nel cuore per sempre. Comunque la tradizione di dare fuoco a questi goma c'è perché praticamente si dice che comunque il fumo che si ricava bruciando questi goma sale su in cielo e quindi arriverà fino agli dei che poi avvereranno i vostri desideri, quindi è per quello che c'è questa tradizione. Ditemi se vi piacciono questi video di viaggio perché me ne hanno proposti altri e sto seriamente pensando di andarci. Devo dire che la prefettura di Kumamoto 2 anni fa, nel 2016, ha subito un grave terremoto, però hanno fatto di tutto per ricostruire la città, anche il castello che in parte si era un po' rovinato lo stanno tutto ricostruendo, quindi fa davvero onore ai giapponesi questa energia che hanno per ricostruire questi monumenti così importanti che sono un po' un simbolo per la popolazione. Tra l'altro venendo qua adesso che sono a Asu, Asu è questa zona che è tra Oita, la prefettura di Oita dove andrò domani che andrò a Beppu, e quella di Kumamoto. Il percorso per andare da Kumamoto a Oita è bellissimo, ho visto delle montagne, una natura strepitosa. Kumamoto è veramente famoso per la sua natura, per l'acqua che produce e anche per la carne deliziosa che offre. Però c'era una parte di questa strada in cui un ponte era caduto e una persona anche morta, che insomma è messa un po' male, anche se adesso stanno cercando di ricostruirla. Kumamoto è una prefettura che secondo me ha un sacco da offrire. Sono felicissimo che mi hanno scelto per cercare insomma di
promuovere questo luogo che veramente merita. Cioè, se volete farvi un viaggio in Giappone e non volete andare magari nelle solite Tokyo o Kyoto, io vi consiglio di andare anche al sud, perché ci sono veramente dei posti belli e potete fare delle esperienze, soprattutto nelle campagne giapponesi, che magari non potreste fare in altri posti. Quindi se vi capita, davvero fateci un salto. Detto questo, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Ditemi se stavo bene in kimono, scrivetemelo qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video. Adesso mi sa proprio che me ne andrò nell'onsen che ho prenotato. Ovviamente non posso fare riprese lì dentro perché non è privato, come magari vi ho fatto vedere in altri video. Questa volta insomma è pubblico, e quindi vabbè. Buonanotte a tutti e un mega abbraccione da Seba. PS importante: il mio amico Yari ha aperto un canale di YouTube, quindi se vi va correte a vedere il suo canale. E per chi non lo sapesse, Yari mi edita questi video, quindi sostenetelo. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.